Ho un amico che circa 2 anni fa ha aperto un piano di accumulo in ETF, anche su mio consiglio, e gli stava andando molto molto bene, no? Mi mandava i WhatsApp con gli screenshot, faceva vedere che era sopra del 30%, fino a quando circa 2 settimane fa il tutto gli è sceso molto a causa del primo storno dei mercati che stanno avendo su questa storia dell'emergenza del coronavirus che stiamo un po' vivendo tutti quanti con una crescente ondata di incertezza e di panico a livello mondiale. E quindi la domanda del mio amico era: Roberto, al di là del fatto che forse ho cantato vittoria troppo presto, da più 30 sono sceso a più 7, se tanto mi dà tanto, tra un po' scenderà ancora, che faccio? Vendo tutto o tengo o resisto? Qual è il tuo consiglio? Bene, ti dico la mia nel video di oggi. Ciao da Roberto. Parliamo quindi di piani di accumulo e parliamo di cosa fare quando questi scendono. Sta scendendo in questo momento perché i mercati stanno stornando. Sto registrando questo video, siamo a marzo del 2020 in piena emergenza mondiale, nazionale e mondiale coronavirus, quindi i mercati stanno scendendo. Se scendono i mercati, se il pack del mio amico è su ETF azionari, anche il suo pack ovviamente scende e perde di valore. Questo però non vuol dire che questo discorso non possa essere attuale tra, che ne so, 1 anno, 2 anni, 20 anni, quando l'emergenza, come incrociamo le dita, tutti pensiamo sarà ovviamente solo un brutto ricordo, ci saranno altre emergenze, ci saranno altre crisi, ci saranno altre situazioni, perché ricordiamocelo, l'altura dei mercati non è quella di andare avanti all'infinito verso l'alto, ma è quella di essere volatile, quindi di attraversare fasi più o meno lunghe di rialzo e correzioni che possono essere più verticali o più dolci, più lunghe o più corti. Però il fatto che i mercati correggano e stornino verso il basso è un qualcosa che sta succedendo in questi giorni, che è successo in passato e che, coronavirus sì o no, certamente ricorrerà ancora una volta in futuro. E quindi il punto è: cosa dobbiamo fare? La mia prima indicazione è: se mi fai questa domanda, probabilmente non hai capito bene il piano di accumulo fin dall'inizio. Devo dire che io al mio amico lo avevo spiegato bene, so che cosa gli ho detto, ma come tante persone, ovviamente si cerca di semplificare, di non approfondire i ragionamenti, o comunque banalmente non è il suo mestiere. E quindi la sua domanda denota il fatto di non aver capito molto molto bene qual è la logica e la natura di un piano di accumulo, che è un investimento che vive su un orizzonte di tempo lungo. Cosa vuol dire lungo? Vuol dire minimo 8-10 anni. Se tu non hai un arco temporale su quella quantità di denaro di almeno 8-10 anni, non dovresti fare un piano di accumulo, perché il risultato nel breve termine, quindi vuole essere anche i 2 anni dell'esempio da cui siamo partiti, è totalmente aleatorio e totalmente casuale. Potresti essere in guadagno, come lo è il mio amico Giovanni, potresti essere in perdita, potresti essere lì a galleggiare intorno alla linea di pareggio, è irrilevante, te ne freghi completamente. Se non ti piace questo discorso, non fare piano di accumulo, ok? Fai del trading o fai dell'altro che tieni, diciamo, sotto controllo la volatilità. Ma il piano di accumulo invece vive sulla volatilità e ama la volatilità, anzi, soprattutto nelle fasi iniziali, ama i ribassi. Quindi il punto è: se tu hai la competenza di dire valuto i mercati, valuto i trend, uso l'analisi tecnica, scelgo di entrare e uscire ogni volta che i mercati hanno una correzione, di entrare sui ribassi, eccetera, eccetera, non fai un piano di accumulo, ok? Perché fai delle cose più sofisticate e più interessanti, più sicure. Se invece fai il piano di accumulo è proprio perché quelle competenze non le hai o non ci vuoi mettere l'attenzione, allora semplicemente lasci fare al tempo. Voce del verbo, consiglio pratico: se sei nel tuo primo terzo di vita del piano di accumulo, cosa vuol dire? Lo stai facendo su un tuo arco temporale di 10 anni? Attenzione, 10 anni è il tuo orizzonte mentale. Tu sai che tra 10 anni più o meno probabilmente vorrai disinvestire perché, che ne so, vuoi aprire una tua attività e ti serviranno i capitali da spostare, ok? Quindi se sei nel primo terzo, diciamo nei primi 3-4 anni, ok? Che è esattamente l'esempio del mio amico, in linea di massima non fai niente o, se vuoi, fai quello che nel corso di intelligenza finanziaria io chiamo il drogare il pack, cioè gli fai dei versamenti aggiuntivi man mano che scende. Qua, diciamo così, se sei proprio di competenza base,
potresti prendere come parametro un 10-15%, cioè se ti scende di un 10-15% rispetto al livello precedente, potresti pensare di aggiungere un po' di denaro. Quanto un po'? Beh, potrebbe essere o il raddoppio della quota mensile, ma anche potresti mettere decisamente di più, tipo fino a 5-10 volte tanto. Se ovvio che se sai un pochino, quantomeno un po' di analisi tecnica, puoi cercare quella che chiamiamo una fase 1, quindi una fase di, diciamo così, calma sul fondo. Oggi, francamente, mentre registro il video, tutto siamo tranne che in fase 1, quindi è molto difficile capire qual è il timing giusto per fare questi drogaggi, ma essendo che tu stai ragionando su un orizzonte temporale di lungo, non fasciarti la testa, ecco, puoi farlo tranquillamente, iniziare ad aggiungere qualcosa. L'importante è, tu sai che quel denaro resterà lì per ancora tutti questi anni, e se ti scende ulteriormente non ti ne preoccupi, ma anzi eventualmente aggiungi un'altra pillola di mediazione a ribasso del tuo investimento. Diverso, molto diverso, è se sei verso la fine del tuo piano di accumulo. Non è il caso del mio amico, ma visto che facciamo un po' di didattica, sia se sei vicino al tuo obiettivo di disinvestimento. Attenzione, faccio un passo indietro. Ti ho parlato di 10 anni, ma ci sono persone che fanno piani di accumulo su 20 o su 30 anni, magari come obiettivo pensionistico, ok? Quindi il concetto del primo terzo verso la fine, se sei su 30 anni e hai, non so, 62 anni, vorresti disinvestire a 65, a 3 anni dalla fine sei già molto vicino, ok? Perché lo devi calcolare su questa durata e non su questa durata. Comunque, se sei verso la fine, il discorso cambia clamorosamente, perché l'ultima cosa che vuoi è vedere il tuo risparmio faticosamente e meticolosamente accumulato negli anni o nei decenni improvvisamente deprezzarsi tantissimo. Quindi in quel caso cosa potresti fare? Numero uno, chiudere anticipatamente. Vedi che soprattutto con, diciamo, l'andamento dei mercati negli ultimi, ti direi, 10-11 anni, abbiamo avuto sostanzialmente mercati rialzisti, quindi è facile che il tuo investimento stia andando molto bene, ti accontenti di quello che hai, chiudi tutto, incassi e basta, hai finito col tuo ragionamento. O metti il tutto su un titolo a reddito fisso, che ne so, qualche obbligazione, semplicemente un po' per proteggere il rendimento già acquisito. Questa è una possibilità. La seconda possibilità è naturalmente quello di farlo parzialmente. Quindi dentro lì hai, che ne so, 30.000 euro accumulati nel tempo, magari 15 li porti a casa e gli altri 15 li lasci andare. Ottieni un po' una strategia cerchio bottista, se vogliamo, però anche questo può avere un senso. Potresti disinvestirne una parte e mettere un ulteriore stop loss. Diciamo così che tutto quello che è più sofisticato, tutto quello che faccio io, che fanno i miei coach, che fanno i miei migliori allievi, per capirci, non riesco a sintetizzartelo in un video di pochi minuti che deve andare su YouTube o sui social. Quindi qua cerco di rimanere nel generico. Però la cosa importante è, al netto del fatto che dovresti investire assolutamente sulla tua cultura e preparazione finanziaria, e anche qua, se vai sul mio sito robertopesce.com c'è un bel video corso introduttivo gratuito che potresti volerti vedere. Diciamo che il ragionamento è proprio questo: fregatene all'inizio, massima attenzione verso la fine, comportamenti intermedi in mezzo. E se hai liquidità, se non hai necessità di disinvestire, il fatto che i mercati scendano non è un problema. Questo messaggio voglio dartelo chiaro e forte, anzi può essere un'occasione per accumulare a prezzi un po' più bassi. Ricorda che se hai fatto un pack su titoli interessanti, su titoli globali, su titoli americani, sui mercati globali, prima o poi quei mercati si riprenderanno, e quindi queste crisi, queste correzioni, che non sappiamo quanto dureranno, ovviamente questa l'incertezza più grande, sono solo opportunità per fare acquisti e mediare verso il basso il tuo investimento e goderne un domani. Quindi, come dire al mio amico, niente panico e stai tranquillo. Spesso nei piani di accumulo il va bene o va male è controintuitivo. All'inizio ti sembra che vada bene perché vedi i numeri crescere, ma in realtà tu stai mediando a rialzo. Se invece va giù verso il basso, stai ponendo le basi per un grande guadagno futuro, anche se nel breve chiaramente il tuo conto segna rosso. Insomma, come sempre, la competenza la deve fare da padrone, e così la volontà di approfondire questi argomenti. Se ti fa piacere, lascia delle domande tranquillamente, commenta sotto il video e possiamo discuterne e rispondere in questo modo e approfondire l'argomento. Grazie per avermi seguito, buoni investimenti, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Roberto.